Ok ragazzi, si spera che sia l'ultima parte di sta missione. Perché se no veramente. Allora, sono ancora bloccato qui, non perché ho ripreso subito praticamente. Allora, vediamo cosa riesco a fare. Non so, non mi viene in mente un cazzo. L'unica cosa che mi viene in mente è far così. Così. Adesso li lasciamo parlare. Ehi, hey, Thomas, hai visto la Sierra? No, ma l'ho sentito gridare con qualcuno poco fa. Ecco perché sono qui. Con chi ce l'aveva stavolta? Si Mi lamentava di lascio una crepa o parlare, qualcosa del poi. genere? Bastardo. Crede che bastino un po' di soldi per essere il re del mondo? Un giorno la pagherà, vedrai. Adesso si dovrebbero dividere. Oh, grazie. Allora, adesso che si sono divisi, provo a fare così. Qualcuno ha rotto le luci. Cioè, ma questo si accorge delle luci, sto stronzo. Si accorge delle luci, madonna. Adesso basta, mi sono rotto Chi l'ha aperta? Cos'è quel rumore? Vieni fuori di là e fatti vedere. il cazzo. Oh merda. No, questo c'ha una cazzo di torcia, esci da sta roba. Esci da sta roba che questo c'ha la torcia. Chi l'ha lasciata? Chi sta porta, accidenti a te. No, non è possibile, sono sgamato ancora, ve lo dico io. Ah, ma qui sono comunque al buio però. Chiuso la porta? Ha chiuso la porta, sì! Io ti stimo. Hai tutta la mia stima, ragazzo. Un attimo perché qua c'è comunque anche luce. Merda, lo sento che passeggia, lo sento che passeggia. Oh, che bello. Lo sento che passeggia, ma non lo vedo però. Fatemi salvare qua, va. Perché sennò mi sgama ed è finita. Eccolo qua. Bastardone. Ma, no, minchia, mo accende le luci magari. Perché non lo Per so. l'amor di Dio, accendi la luce! Cosa stai cercando di fare? Sai cosa non capisco? Siamo in mezzo a un carico di colombiano, il migliore caffè del mondo. E questo caffè sembra guano di Finisterre. Appunto, perché? Perché il capitano Piero compra il caffè più economico che trova. Perché? Perché il caffè economico ha un odore più forte. Sì, i cani fanno più fatica a sentire cosa c'è nascosto dentro. Sarebbe una bella tazza di caffè. Chi lo dici? Perché è chiuso? Non dovevi chiudere. Coraggio. Antisgamo di merda che sei. Sei proprio un antisgamo di merda. Un antisgamo di merda, veramente, guarda. Piantala, riaccendi le luci. Voglio interrogare sto bastardo. E questo caffè Non gli do sembra pace quale di finché non lo interrogo. Finisterre. Appunto, perché? Perché il capitano Diego compra il caffè più Zitti. economico che trova. Perché? Anzi, no, un attimo che controllo. Perché... No, niente, Facebook. Perché il caffè Orri. economico ha un odore più forte. I cani fanno più fatica a sentire cosa c'è nascosto dentro. Ah, adesso capisco. Però non mi dispiacerebbe una bella tazza di caffè buono. E che cazzo era ora? Non lo posso neanche interrogare tutto sto casino che lo potevo uccidere subito. Vaffanculo. Ok. Stai giù. Come la spengo sta luce di merda? Devo sparargli? Oh, c'è un interruttore. Nessun interruttore? Vai, gli sparo, ci sono fatti.
Vedo un cazzo, ok. Cosa c'è qua? Non c'è la frigorifera. Sto casino. E c'è solo una cella frigorifera. Allora andiamo di qua a sentire questi qua del caffè. Dall'altra parte. Piano. Ok. Nessuno si è allarmato. Qui c'è qualcuno o qualcosa. Dimmi salvare. Qui ritorno di qua. Non voglio ancora andare di qua. Qui c'è qualcuno. Aspettate. Piano, piano, piano. Minchia, no, questi sono in due. Il cazzo, vi lascio qui allora. Ciao. Io me ne vado. Me ne vado, belli. Chiudi. E salgo. Mi interessa del rumore, tanto. Controlliamo questa zona. Io volevo che chiudessi questo. Questa canzone però c'è il copyright, perché l'ho già sentita, la conosco forse. Non di preciso il nome, ma la conosco. Intanto questo gli si continua a aprire la porta a caso, ma... No, atti era via stata posta. Ma io chiudo la porta, ti lascio lì allora, ciao. Stanzo libero. Andiamo via. Fatemi prima passare qua. Ok. Siamo di qui perché comunque ci terrei a controllare più o meno tutto. Qui che c'è di bello? Non si sa. Entra. Turno, non c'è niente, sicuri sicuri, sicuri sicuri, non c'è niente. Bene, allora direi di levarci dal cazzo. Sali, sali, sali. Salva, salva. Timone? Sì, capitano. Imposta per 88 gradi e 6 primi. Mantenere la velocità. Sì, signore. Ok. La zona è libera? Sì, signore. Grazie. Come fai a vedere, cazzo? Vabbè.
Levati, bravo, levati. No. No, dove cazzo stai andando? Oh merda, qui. Qui sono dove c'è la luce, no. No, mi sgama. Mi potrebbe sgamare subitissimo. Hanno detto che avete un passeggero speciale stanotte. Ma non male che non fa. Che non lo segna con il tizio che deve incassare gli assegni di La Sierda. Dove si trova? Quel figlio di. Stava provocando i miei uomini. Quindi gli ho dato la mia cabina per farlo stare zitto. Molto gentile da parte tua. Sì, prudente. Ha portato qualcuna delle sue guardie del corpo, sembrano pericolose. Non ho paura degli scagnozzi di La Sierda. No, non sono peruviani. Credo siano europei, professionisti. Addirittura. Grazie del consiglio. Il piacere è tutto mio. Buonanotte. Adesso vado al altro amico qua, vaga. E così la Sierda si è rintanato nell'alloggio del capitano. Dove si trova? Terzo ponte, a babordo. L'unico modo di arrivare su quel ponte sono le due scale interne. Mobile. Elimina Ugo la Sierda. Ciao bello. Allora, anche se magari è non civile, però alla fine sono stordito. Prevenire meglio che curare, ragazzi. Ma me lo segna come morto. Perché? No, vabbè, questa fa ridere proprio, Dovevo usare forse prima il caotico. Devo saltare qua. Non posso, quindi ok. Che significa Winstre? Significa realizzare qualcosa usando un processo unicamente interno. Perché? Ah, dice che gli americani dovranno fare il Winstre per lanciare uno shuttle se vogliono salvare gli astronauti della stazione. Così male. Dicono che visto che i pezzi del primo shuttle sono ancora attaccati al modulo di attracco, l'equipaggio dovrà camminare nello spazio fino allo shuttle di soccorso. Brutta storia. Comunque ci vorranno 2 settimane prima di poter lanciare lo shuttle. Quindi forse non si porrà neanche un problema. E io che credevo che questa fosse una nave pericolosa. Almeno questa non va a 30.000 km l'ora. Effettivamente. Non mi devi dire niente. Allora scusami se ti uccido, ma ragazzo. Bello, mi sa che ho fatto una grandissima puttanata. Mi sgamano. Ok, ed è giù il bimbo. Allora, questo torcio del cazzo perché illumina di brutto e mi sono fatto sgamare una volta in multiplayer. Attenzione a sto stronzo. Però è l'ombra, magari mentre sto sciando. Vabbè, tanto è solo per andare dall'altra parte. Se si gira ora mi incazzo. Salva. Zio, devi dire qualcosa? C'è un sacco di gente qui. Anna,
Sì, è stata trappola puzza. L'aria fresca è meglio. Cosa c'è quassù? Solo le sale dei server e delle comunicazioni. E la piattaforma di osservazione. Nient'altro? C'è una scala di emergenza che porta alla lancia di poppa. Ok, bene. Quindi devo andare su poi, probabilmente. Però ora non mi interessa, forse devo scendere perché mi sembra la cosa più ovvia. Scendi, zio. Dai, scendi, dai! Ci sono 3 ore. Ok, potevo anche fare il giro di là, ma non è un problema. Ho sbagliato tasto, scusate. Comunque mi ricorda Hitman in qualcosina prima del gioco. Però Hitman. Beh, oddio. Sono ballini tutti e due, sono tornato dove c'era il capitano, porca puttana. Che tra l'altro è morto, cioè non so se ci avete fatto caso. Questa mia nuova, No, scusate, allora. Perché qui c'è qualcosa che non va. Sì, grazie. Non so dove cazzo è la stanza del capitano. Perché giù ho controllato dappertutto, deve essere per forza qui allora. Cioè non è che c'è tante scelte. No, ho sbagliato ancora tasto, minchia. Tanto non dovrebbe più esserci nessuno, non so che correre. Aspettate qua, ma magari c'è qualcuno. Qui. Piano, madonna cara. Ce ne sono due. Amo l'odore dell'oceano. Vabbè, ma fa schifo. Io sento solo olio bruciato e poco. Buona sapersi. Qui forse dove devo andare alla fine. Ci troveremo di nuovo a sudare in una giungla prima di accorgercene. Non ho mai sentito di gente che si è... Ma cosa stai facendo? Sam, non vedo niente. E io non ho mai sentito di gente divorata da un alligatore su una nave. Sono fuori questi, secondo me devo andare qua. Non c'è nessuno. Devi andare qua, va, prima. Cioè, che fanno puttanate. No, mica è salito, non me ne sono neanche accorto. Quello è il sistema di allarme. Cioè, è salito e non me ne sono neanche accorto, madonna. Ok, meno male che l'ho salvato qua, vaffanculo. Mi diceva qualcosa questo? C'è un sacco di... Sì, No. Cosa c'è quassù? Solo le sale dei... Nient'altro? C'è una... Ciao. Allora. Sento solo olio bruciato e vomito. Comunque in coop è molto molto bello. Molto di più. È bello anche così, ma in coop è molto la ficcatura. Ci troveremo di nuovo a sudare in una giungla prima di accorgercene. Non ho mai sentito di gente che si è presa lo scorbuto nella giungla. E io non ho mai sentito di gente divorata da un alligatore su una nave.
c'è questa lampada di merda che tra l'altro non si può rompere, quindi stare molto, molto attenti. E più c'è anche la luna che mi fa da luce, che è un problema pure quella. Io cosa? Lo stronzo si leva. Ok, si è levato. Salva. Sì, si torna indietro, occhio. Occhio, occhio, dove cazzo va? No, dove cazzo sta andando? Gesù, Madonna. Adesso vado a pigliare prima lui. Scherzavo. Pensavo perché c'era la luce, rischia. Dove cazzo è andato? È salito, bene. Potevo interrogarlo effettivamente. Vabbè. Adesso quasi vado a pigliare lui, però, perché non mi piace averlo là sopra che fa da vedetta, stronzo. Allora. Salvo qua nel caso. Ok. Pian piano. Scendi. Mi è saltato in testa e sono morto. No, qui veramente, ragazzi, la faccenda è grave. E mo sgama il corpo? No, magari no perché è al buio. Che pezzo di merda. Passa per di qua perché giuro che ammazzo lo stesso, tanto. Torniamo indietro, ti dispiace? Torniamo tipo qui e ti interrogo un attimo, se non ti dispiace. Buh, mio Buh. Dio, ma come? Le domande le faccio io. Parlami della lancia. La lancia? La barca attaccata lassù. Devi solo tirare quella leva e salirci. Vuoi sapere qualcos'altro? Non ci sono bombe o cose del genere. Sei pazzo. Chi metterebbe una bomba su una scialuppa? Mi chiamò, c'è veramente una bomba e io veramente bestemmio. Ok, covacciati e andiamo a pigliare l'ultimo stronzo qua. Non mi dici niente. E allora sciopa. Il problema è uno adesso però. Cioè, ok tutto, ma dove cazzo è la serda? Non è qui probabilmente. Penso di aver sbagliato completamente io qua. Sali zio, che forse so dove dobbiamo andare. Ho sbagliato io, porca puttana, bastarda. Ah, Gesù, dai. Intanto salvo qua perché tanto è andato abbastanza avanti. Salva, grazie. E allora aspettate perché c'era un pezzo. Un vuoto di memoria. Scendi. Scendi cazzo. A questo punto scendo. Qua, forza. Non ho ancora visto sto posto, credo. Invece sì, l'ho già visto sto posto. Qui è da dove sono passato prima. Tutte quelle menate là. Cazzo, fatemi provare a vedere la mappa, ma non si capisce niente. Dov'è l'obiettivo? Aspettate, perché io sono qui. Qui mi dice che devo salire. Salire di due piani. Sali di due piani. Uno.
due. E ora dove sono? Che idea, non ancora. Sono salito troppo. Ecco, magari ho saltato qualcosa qui. Tipo sta porta. No, sono troppo in alto. Ma non capisco un cazzo questa mappa. Allora, torniamo di qua. Torniamo sotto. Qui non ci sono porte né niente, quindi no. Magari devo salire di un piano io qua. Quindi la cosa qui. Piano qui perché ci sono gli stronzi dentro. E magari devo passare di qua. No, devo salire di un piano. Le luci. Maledizione, stato sicuro che questa dovrebbe essere. Cosa? Arrivavano. Ma un attimo, dovrei essere al piano giusto in teoria. In pratica c'è qualcuno che mi sta cercando, ma non capisco dove. Qui c'ero passato, sì, c'ero passato. Ritorniamoci un attimo però. Attenzione, ma questo non c'era prima però. Questo non c'era, no, prima. Elimina Ugo la serra. Vieni fuori subito! Tu chi sei? Chi? Non sei uno dei tirapiedi di La Sierda. Cosa ci fai qui? Non lo so, io... Da chi stai proteggendo La Sierda? Metti giù quel braccio! No, tutto ciò non ha alcun senso. Allora, un attimo solo perché... c'è qualcosa che non quadra. Ci ritorno immediatamente, ragazzi. Immediatamente, faccio velocissimo. Allora, un attimo. No. Piazza 1. Bel lavoro, Sam. Quella è la prima cassa. Vaffanculo, cerca le altre, ovvio, sì, buonanotte. Sti cazzi, come lo elimino? No, stavo pensando, sì, io prima. Sparo la luce. Ti aspetto le luci. Vai, muoviti prima che si accorga che non c'è più. Madonna, ragazzi, se funziona si festeggia qua. Ma io lo porto ancora più lontano, non me ne frega niente, portalo qua. E però qua c'è la luce. Vabbè, però è buio. Tu chi sei? Chi? Non sei uno dei tirapiedi di La Sierda. Cosa ci fai qui? Non lo so, io... Da chi stai proteggendo La Sierda? La Sierda ha tanti nemici. Non è molto popolare. A cosa serve? Ma non è La Sierda, allora. La Sierda le usa per pagare i suoi debiti e trovarsi degli amici. La Sierda non ha né cervello né carisma. Quindi che cazzo, non c'entra niente? E vaffanculo, allora. Ho un gran brutto presentimento. No. Che presentimento, scusa, Salva qua. Non posso salvarla. Ah, ecco, nave da carico, crea. Grazie. Mi serve. Eccolo là. Visto. Meno male che avevo salvato da un'altra parte. Adesso è carico nave da carico, però mi sgama. Ecco. Sì, meno male. Oh, non so perché avevo sto presentimento, ragazzi.
Ma meno male, ma meno male. Porca puttana. Allora, rifacciamo la stessa puttanata di prima. Rialzala! Riaccendi le luci! Quella è la serda! Aiutami! No, mi ha sgamato, carica. È quello lì la sierda. Ma porca puttana. Minchia, vaffanculo tutto sto casino. Vabbè, allora voglio provare a rifare la stessa roba che ho fatto col pelatino, però con la sierda. Ci voglio provare. Allora, è solo buio. Ricordati che sei. Porca troia, com'è possibile? Gli hai toccato il culo. Ma sei stupido allora. Fatemi comunque eliminare questa prima che poi cancella. Sì. Cazzo che devo muovermi. Cerco di avvicinarmi il più possibile. Ma che era qua prima? Eccolo lì, eccolo lì. Maledetto la sierda. Mai sono stato insultato a questo modo. Non vedo perché ti arrabbi. Mi ha fatto passare i controlli. Pensi che sia facile superare la zona del canale dopo gli ultimi giri di vite? Non mi interessa se è difficile. Il mio lavoro ti sembra facile? No, ma questo insulto. Costringermi a corrompere un ispettore. Oddio, con cosa ha fatto? Soldi. No, questo pezzo grosso. Questo sta facendo con la testa? Presidente, signor Segundo Ruiz de Medeiros. Io la farò vedere. Bene. Ricordati le mie parole. Gliela farò pagare con gli interessi. O non mi chiamo più Ugo la Sierda. Bravo. Voglio un altro drink. Vallo a prendere l'altro drink. Bravo, vallo a prendere l'altro drink. Allora, che mi faciliti le cose. Sì, ma ragazzi, aspettate un attimo perché mi sono rotto i coglioni di... Non la posso rinominare sta roba. Non la posso rinominare, rimarrà. Vediamo. Eccolo qui. Piano, piano. Dove avrà nascosto il rum quel grasso? Grasso qui, scusa. Come? Non ho capito. Dai, vai indietro, stronzo. Lo portiamo via da qua. Tieni la bocca tappata prima che parla troppo, sto bastardo. La sierda. Sierda. Non fare scenate. Oh, madre de Dios! Non proprio, ma se ti fa sentire meglio, prega pure. Ti prego, non mi uccidere. Ti prego, lasciami andare. Non dirò che ti ho visto. Non capisci proprio cosa sta succedendo, vero? Morgenholt. I tuoi scagnozzi l'hanno torturato a morte e io ho deciso che sei tu il responsabile. Oh no, non è colpa mia. L'unica cosa peggiore di un codardo è un bugiardo. Hai dato l'ordine e ora morirai per questo. Ti prego. Prima dimmi chi ti ha ingaggiato per rapirlo. Io non lo so, lo giuro. Mi hanno contattato indirettamente. Mi hanno consigliato di non cercare di scoprirlo. Fatemi salvare perché non so se ucciderlo o no, ragazzi. Non è che se lo uccido poi... Sono un codardo, ti prego. Io non lo uccido. Bel lavoro, Fisher. Informerò lo Stato Maggiore che la Sierda non è più un pericolo. Obiettivi primari completati. Possiamo procedere all'estrazione quando vuoi. Bel lavoro, Sam. Quella è la prima cassa. Cerca le altre. D'accordo. Quanta gente che si congratula. Chiusara. Chiusara, scivolo. Cosa sta fatto caso? Corri, senti, corri. Tu senti qualcosa. Questa volta sono sicuro. Questa volta facciamo veloci, ragazzi. Già un bel po' che registriamo. Comunque finalmente abbiamo ucciso. Scovato e ucciso sto cazzo di la sierda. Minchia, non lo sopportavo già. E dobbiamo andare qui.
qui, vai. Sali, saliamo ancora, penso. Si può ricordare. Guardate che questo ho fatto fuori tutte. E qua, qua. Scendi veloce, veloce. Ci dobbiamo levare dal cazzo. Ragazzi, finalmente Lucas in 3 puntate ha fatto anche questa missione. Ci vediamo alla prossima. Aspettate che salvo perché c'è un, vabbè, io mi capisco. Aspettate, facciamo, ne creo una nuova. Crea, salviamo e via. Ragazzi, ci vediamo alla prossima missione. Bella. Ah no, aspetta, guardiamo le statistiche. Comunque, bella. completata. Buona. Statistiche? Cazzo, 83, perché? Minchia, perché ho ucciso quel coglione di merda di un marinaio del cazzo. Minchia, un'ora per forza missione, raga. Amici fuori combattimento 23. Allarmi attivate. Ma chi è che l'ha tradotto sto gioco? Vabbè. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Bella.